siamo al padiglione sloveno Jasmina Cibic con la sua installazione fenomenale, con insetti, quadri, una rappresentazione molto mentale anche. Nel piano di sopra c'è una stanza con dei libri, con una grata da cui si vede attraverso. Dunque, ci puoi raccontare brevemente la tua installazione? Grazie. Allora, il progetto è molto complesso, però volevamo comunque mantenere una logica anche molto intimate, molto lasciata allo spettatore. Allora, il progetto si chiama Per nostra economia e commercio e il titolo viene da un articolo del 1941 che trattava l'architettura delle fiere di ex Jugoslavia. Allora, in un parte volevamo guardare il significato contemporaneo della Biennale di Venezia con il suo momento critico e cosa possiamo, come partecipazioni nazionali, fare che parla che ha un atteggiamento critico e rilevante per il nostro tempo. Allora, una parte stavamo guardando l'architettura protocollare dello Stato e come questa aiuta a fare una cornice per lo sguardo esterno dello Stato. Quindi parliamo praticamente di soft power. C'è un contrasto tra i quadri molto accademici, i fiori, la frutta e l'installazione con le tende, i video, anche la... Grazie signora. Anche la rappresentazione di questi insetti, perché tutti questi insetti? Come ho detto, da una parte c'è questa architettura che volevo giocare con, quale usavo per allestire praticamente il padiglione, quindi tutto l'interno del padiglione sloveno quest'anno riprende dall'architettura protocollare ufficiale dello Stato degli ultimi 50 anni. E poi c'è l'altro elemento che sono questi come quasi souvenir, che sono questo insetto praticamente che si chiama Anophthalmos hitleri, che riprende tutto l'interior del padiglione, che diventa un muro d'apparati, e qua si tratta di un'icona, failed icon, rappresentazione nazionale, perché questo insetto si chiama dopo Hitler. È stato scoperto in 1933, è stato, gli hanno dato questo nome che adesso non si può cambiare, perché per le regole di taxonomia Linné, nomi di latino scientifici non si possono cambiare. Allora si tratta di un endemita, un animale che è molto speciale, vive solo in Slovenia in 5 grotte e quale sta quasi estinto perché proprio solo per il nome. Allora abbiamo lavorato con scientifici e illustratori di tutto il mondo che hanno fatto questa idea di rappresentazione, come questo animale potesse sembrare, ma basato solo sul nome. D'altra parte abbiamo i quadri che vengono da collezione di Parlamento sloveno, che sono presi da una collezione viva, quindi questi quadri sono usualmente dietro le spalle di nostri politici che lavorano in Parlamento. E dunque anche la presenza della trasformazione del padiglione, della galleria, attraverso la carta da parati, le tende, e diventa quasi claustrofobico questo insieme di insetti. Bianco e nero potrebbe essere una rappresentazione molto tranquilla, molto calma, però alla fine diventa quasi angosciante. Volevo lasciare questa idea di fare una mimicria di sistema, quindi come funziona l'ideologia, no? Non sappiamo che guardiamo un milione di Hitlers, no? In questo senso viene tutto il padiglione anche trasformato in un spazio sì, molto mentale, molto, molto strano, quasi surreale, però solo riprendendo gli elementi che sono elementi molto autoritativi, quindi da questa architettura protocollare ufficiale. Grazie. Grazie a lei.